E nonostante nella seconda fase del suo pensiero abbia esplicitato, dopo la svolta cosiddetta Kere, la differenza ontologica di cui già abbiamo parlato, tra essere ed ente, tra intero e parte, egli stesso giunge a dichiarare la morte della filosofia in coincidenza con la fine della metafisica, poiché essendo nata la filosofia come domanda sulle diverse regioni dell'essere, ha poi specificato il proprio interrogare fino a smembrarsi in una serie di ricerche particolaristiche di cui si occupano le singole scienze. E così la figura del filosofo, secondo l'autore della Foresta Nera, dovrebbe esaurire la sua funzione in un'attività di rammemorazione del problema dell'essere, Andenken, chiamava Heidegger, è volto allo scopo di mantenerne viva la centralità conoscitiva. Ecco, in questo modo però forse non si rendeva conto che riducendo l'intento di una fondazione assoluta della conoscenza a un debole pensiero memorante che si limita alla riproposizione del problema senza mai entrare nel merito di una sua risoluzione logica e ontologica, ha favorito quell'atteggiamento di deiezione del pensiero che, come dice appunto con le sue parole, obliando il problema dell'essere, il pensiero volto all'intero, a una concezione totale, unitaria della conoscenza, si riduce completamente a uno studio calcolistico e parzialistico dell'ente, che pretenda di mirare una conoscenza completa solamente a partire dalle sue parti. Ecco, proprio seguendo le orme peraltro del secondo Heidegger e dell'ermeneutica di Gadamer, con anche una reinterpretazione delle tesi di Nietzsche, le tesi più nichilistiche, portando alle estreme conseguenze il concetto di trasvalutazione dei valori e della morte di Dio, senza considerarne gli effetti costruttivi, la pars construens del filosofo di Roken, muovendo da questi presupposti si sviluppa il pensiero postmoderno, appunto, che, come per dirla con l'autore che ha fatto la fortuna filosofica del termine postmoderno, cioè Lyotard, si pone come una fine delle metanarrazioni della modernità, cioè come una dichiarando il movimento, i pensieri illuministico, marxista, idealista, cristiano e capitalista come delle favole per adulti, come dei pensieri volti sul piano logico a una concezione totalizzante, una concezione unitaria della conoscenza, sul piano etico volti a una progressiva emancipazione, una progressiva e graduale condizione di progresso dell'uomo che si libera, diciamo, dai suoi limiti. Infatti, e in questo modo, riprendendo anche il pensiero di Rorty, un altro dei maggiori esponenti della corrente postmoderna, si finisce con il dichiarare candidamente che la filosofia, dopo 2500 anni dalla sua nascita, rinuncia al suo ruolo di ideale, di una scienza universale delle singole scienze, una scienza volta appunto all'intero, al studio dell'intero come concrezione delle singole parti astrattamente separate della conoscenza, e si riduce preferisce definirsi come pensiero debole e mettersi al rimorchio di altre discipline particolari in una posizione subordinata. Ecco, qui vediamo in questo modo come la deiezione si compie del tutto. E ormai la filosofia vive nella doxa smarrita del si dice heideggeriano, rinunciando a comprendere l'intero e mediante una fondazione assoluta della conoscenza e una legittimazione poi in senso kantiano dei risultati delle singole scienze, arrivando a esaurire il suo ruolo.
E ciò che ne deriva a livello culturale è appunto una cultura del tutto specialistica e parzialistica, e che non è tanto una cultura prospettivistica nel senso di Nietzsche, quanto una dittatura, se vogliamo, del nichilismo intrinsecamente relativistico e scettico. Che è il protagonista dello scenario filosofico occidentale attuale. E questo comporta non solo la totale ignoranza dei principi logici che sottostanno alla ricerca filosofica, scientifica, umana, ma anche a un oblio totale dei principi assiologici che regolano in senso prescrittivo la condotta umana, cioè questo lo vediamo nell'etica, dove il valore e l'ideale sono ridotti a una mera costruzione arbitraria dell'uomo, lo vediamo nella politica, dove proclamando la fine delle ideologie abbiamo una subordinazione completa del politico all'economico, e lasciando che l'economia evolva deliberatamente da sé, e lo vediamo perfino nell'estetica. Dove l'opera d'arte viene svalutata in nome della sua mancata utilità, in nome del suo oggetto di cui non si può far mezzo, e avviene il contrario di quanto diceva Seneca, in un suo noto aforisma, ovvero che una bella donna non è colei di cui si odono le gambe o le braccia, ma quella il cui aspetto complessivo è di tale bellezza da togliere la possibilità di ammirarne le singole parti. Ecco, accade nella cultura parzialistica di oggi esattamente il contrario. Giunti alla fine di questa riflessione introduttiva, al fine di enucleare le questioni principali inerenti alla relazione tra l'intero e la parte, tra la totalità del sistema della conoscenza e le sue scienze particolari, dobbiamo giungere a chiederci se la causa di una tale crisi culturale o filosofica sia da riscontrarsi in un'impossibilità, appunto, intrinsecamente teoretica da parte della filosofia di fondare un pensiero in modo assoluto, di fondare un pensiero legittimamente. E di fondare anche il metodo delle singole scienze, o se sia in realtà un problema, una crisi culturale che sussiste tra le singole discipline, tra gli specialisti delle singole discipline, e si riduce ad un'incomunicabilità di fondo che tra loro sussiste. Ecco, per rispondere a questi quesiti spinosi e difficoltosi, e mostrando la soluzione che permetta alle varie parti di togliersi dal loro hegelianamente, la loro separazione, e riunirsi concretamente nell'intero, si recupera una concezione husserliana della filosofia, una filosofia come scienza rigorosa, come una teoresi volta all'unificazione del sapere umano. E si analizza, prendendo in prestito qui la dicitura heideggeriana di storia dell'essere, intendendola come una storia delle fondazioni filosofiche e gnoseologiche del pensiero occidentale, si dà una trattazione, un saggio del pensiero che pensa in atto in modo filosofico, in modo matematico e in modo scientifico, al fine di enucleare il metodo di queste tre, di tre metodi della conoscenza, la filosofia, la matematica e la scienza sperimentale, e di comprendere i loro limiti, i loro risultati e soprattutto lo statuto conoscitivo che li definisce. Ecco, partendo da una breve storia della verità come nozione fondante del pensiero filosofico, possiamo partire a parlare di Parmenide, il primo filosofo presocratico che ci mostra diciamo, un primo accesso, una prima via alla verità, intesa come aleteia, cioè come dal greco. Senso etimologico, con l'alfa privativo a e l'ethos,
aletheia come disvelamento, come non nascondimento. Ecco, infatti egli distingue appunto tra verità in questo senso nella sua nella prima parte della sua opera sulla natura e doxa nella seconda parte, dove tratta delle percezioni confuse contingenti che ci derivano dalla sensibilità, mentre l'aletheia è solamente raggiungibile mediante uno studio razionale, un porsi all'ascolto dell'essere in modo intellettivo e puramente speculativo. Ecco, in questo senso si delinea il pensiero razionalistico di Parmenide. Un primo mutamento del concetto di verità lo si ha con l'avvento del pensiero platonico, perché la verità in Platone diventa la correttezza, l'ortotes del pensiero, dell'intelletto che si rivolge alle idee con una visione del tutto logica. Infatti idea in greco deriva dallo stesso verbo idein, che vuol dire vedere, cioè la visione in senso intellettivo delle idee, in senso appunto con cui lo intendeva Platone, in contrapposizione sempre alle percezioni sensibili e alle credenze. Platone è inoltre il primo pensatore a dar conto di una strutturazione dialettica del pensiero. Nasce appunto con Platone la dialettica, che si configura come una scienza sistematica delle idee, che nelle loro determinazioni proprie se ne compie un'analisi, e la dialettica diventa lo strumento logico con il quale è possibile raggiungere e comprendere la verità in senso ascensionale, passando dalla molteplicità verso l'unità, in senso discensionale dall'unità verso la molteplicità. Infatti, per dirla con Hegel, della cui logica ora giungeremo brevemente a discutere, lo scopo della dialettica platonica sta nella determinazione delle fissità, nel mostrare la finitezza di tutte le determinazioni fisse dell'intelletto. E così come appunto trattate nelle due opere principali in cui Platone opera questo percorso dialettico, che sono il Parmenide e il Sofista, e appunto mostrando come dall'unità deriva la molteplicità, ma la stessa molteplicità consiste nella sua determinazione come unità. Ecco, un passo decisivo verso la reificazione del concetto di verità è invece compiuto da Aristotele. Aristotele che per primo sottopone un'analisi accurata agli atti conoscitivi dell'intelletto umano con cui si coglie l'ente. Per Aristotele la verità non sta proprio in questo coglimento primario intuitivo dell'ente, sta quando noi di questo ente vogliamo dare un giudizio, e il pensiero appunto si articola nel giudizio, e vogliamo predicare questo ente di qualche proprietà, dire se appunto è, se non è, e dire i modi in cui è questo ente. Quindi per Aristotele la verità si dà nel giudizio, ecco. Quello che accade invece con lo sviluppo della civiltà, della società e della cultura romana è che il concetto di verità subisce un mutamento radicale, dal concetto greco di aletheia diventa veritas, assumendo una pregnanza soprattutto empirica, pragmatica, effettuale. Come Giambattista Vico, che è uno studioso illuminista, un filosofo illuminista, studioso della cultura romana, nella sua opera principale, De Antiquissima Italorum Sapientia, del 1710, mostra come nella civiltà dei latini il concetto di verità e di fatto, di vero e di fatto, sono in realtà interscambiabili. Infatti dice: verum et factum reciprocantur seu convertuntur, cioè sono il vero e il fatto sono lo stesso, sono interscambiabili. E questa concezione corrispondentistica di verità trova la sua formulazione più famosa, che ha avuto più fortuna, nella filosofia atomistica, dove la verità giunge ad essere propriamente adeguazione dell'intelletto e della cosa, adeguazione della cosa all'intelletto, dell'intelletto alla cosa,
delle due. Infatti Tommaso d'Aquino la risolve in questa formula, adequatio rei et intellectus. E questa concezione corrispondentistica di verità dell'idea alla cosa sensibile, si mantiene per quasi tutta la modernità. Infatti lo stesso lo ritroviamo anche nei punti di apice del pensiero occidentale moderno, cioè in Cartesio, dove la verità si dà come comprensione da parte della res cogitans, della res extensa. Lo vediamo in Galileo, in cui con la fondazione del metodo scientifico concepisce la verità come la descrizione delle cose sensibili mediante il linguaggio matematico. E lo vediamo anche con Leibniz, dove la verità è data come una corrispondenza, questo concetto tipicamente leibniziano, tra delle monadi ideali, delle monadi oggettuali, da cui deriva quella distinzione tra verità di ragione e verità di fatto, una verità di ragione puramente analitica e la verità di fatto puramente empirica. Ecco, ad accompagnare questo concetto corrispondentistico di verità era il realismo, l'obiettivismo, anche più o meno ingenuo, che caratterizzava il pensiero, la prima parte del pensiero moderno, e che prende corpo, diciamo, con la definizione della distinzione galileiana tra qualità primarie oggettive misurabili e qualità secondarie soggettive sensibili dipendenti dai sensi di ogni individuo, diciamo. E questo realismo viene riconosciuto come tale, come ingenuo, per la prima volta da Immanuel Kant, la cui concezione di verità è invero simile a quella di Aristotele, perché egli stesso ammette che pensare è lo stesso che giudicare. Le stesse categorie kantiane sono riprese dalle categorie degli enti dell'essere di Aristotele. Comunque non c'è un rifiuto totale della concezione di corrispondentistica della verità, perché c'è sempre una postulazione di un noumeno, di una realtà inconoscibile per Kant, che non si dà alle categorizzazioni del nostro intelletto e non si dà alla percezione dei dati empirici. Questo viene risolto, e con questo problema si apre la strada all'idealismo, e con Fichte si abbandona il realismo, e forse non a caso si abbandona anche la concezione corrispondentistica di verità. Infatti con Fichte ritorna in auge il pensiero dialettico, e nella dottrina della scienza infatti la costruzione dei principi della conoscenza, la posizione dell'io, conseguente negazione dell'io in un non io, per citare i primi due punti, si dà come una ricerca votata e volta alla verità, in modo che la verità sia un percorso. E questo lo ritroviamo soprattutto e meglio di ogni altro pensiero di ogni altra filosofia nella storia del pensiero occidentale, in Hegel, perché in Hegel troviamo l'apice della dignità filosofica della dialettica, che la dialettica si fa percorso strutturale, non solo logico, ma anche di momento reale, cioè definisce formalmente i momenti di ogni elemento logico reale, das logischen, come lo chiama Hegel, come lo chiarisce appunto nella prefazione della scienza della logica. E come appunto dicevamo prima con la citazione della fenomenologia dello spirito, la verità è solamente raggiungibile alla fine del percorso logico dialettico, in cui lo sviluppo dell'idea, che prima è in sé, poi fuori di sé, poi ritorna in sé, permette la concrezione delle parti, il toglimento della loro separazione, la comprensione dell'unità delle parti che alla fine compongono l'intero come verità, e l'assoluto, come diceva nel passo precedente, che è propriamente l'intero come totalità identificata dall'essere, dell'essere e del conoscere. Solo alla fine, conseguentemente alla ricomposizione delle parti nell'intero,
è ciò che è in verità. Ecco, chiudendo questa prima riflessione, possiamo dire che l'ultima concezione concisa e definita della nozione di verità